Salve a tutti per le video lezioni didattiche della classe terza D. Siamo insieme qui a Alessia e Sofia. Sofia ha realizzato questa mappa bellissima concettuale su The Sprite Tailor, naturalmente organizzata dall'insegnante di inglese, che ha pensato di potenziare questa attività con una video lezione e con la realizzazione di una conversazione in mappa. Il sistema operativo per la registrazione è Sodi Linux, tutto software libero. Questa è Cmap sotto forma di presentazione. Oggi è il 18 ottobre 2017 e andiamo a presentare questa conversazione in inglese. Vai, Sofia. The sprightly tailor. In the beginning, one day Lord MacDonald orders an old tailor to make a new pair of trousers for him. What says the Lord? I will pay you double if you go and sew my trousers in the old church near the castle at night. Who lives in the church? In the church live monsters and ghosts. When? At midnight, the tailor goes to the church and starts to sew. What happened after some time? He hears strange sound and the head of a big monster coming out from the floor. What's the monster like? He is very big and he has got big neck, big chest, red eyes, long arms and legs, enormous feet and ear like a bat. Why the monster is angry? He is angry because the tailor hasn't got afraid to him. But the tailor finishes the trousers and runs very fast to the castle of the Lord MacDonald. What happened in the end? He gets double money. Moral teaching? Energy and determination conquer all things. Very well. Vi ringraziamo dell'ascolto e se qualcuno vuole simulare la nostra video lezione della classe, potrà potenziare il suo inglese. Buon ascolto!